Questo pomeriggio al Palagnelli è andata in scena una classica del campionato italiano, ovvero la sfida tra Bergamo e Novara. La capolista Novara giunge in quel di Bergamo reduce da due sconfitte consecutive al tie-break e vogliosa di ritornare alla vittoria, mentre la Zanetti è carichissima dopo le buone prestazioni vincenti con Busto e Casalmaggiore. La partita è bella e avvincente, sin dalle prime battute, con set che volano via veloce, ma sempre punto a punto, fino alla fine. Nel primo parte meglio Novara, che però viene recuperata e superata dalla Zanetti intorno a metà set. La formazione di coach Bertini, però, molla sul finale e le bianco-blu portano a casa il primo parziale. Nel secondo set è avanti Novara per quasi tutto il parziale, ma mai con un vantaggio importante. Così le rosso-blu possono rimontare sul finale e pareggiare, 1-1. Il terzo set è la chiave della partita. Le orobiche, avanti tutto il set, crollano nel finale, concedendo il set che deciderà le sorti della partita a Novara, per 25-22. Il quarto parziale pare essere una formalità per le piemontesi, che ritrovano anche una Paola Egonu sotto i suoi standard nei primi tre set, ma esuberante nell'ultimo, 25-18 e 3-1 per la Igor. La migliore in campo è Stefana Veljković, autrice di una prestazione quasi perfetta, 10 punti con il 66% d'attacco e 7 muri. La Igor Gorgonzola Novara tornerà in campo già mercoledì prossimo per la Coppa Italia, contro la Bosca San Bernardo Cuneo, al Pala Ubibanca. La Zanetti Bergamo invece tornerà sul Taraflex Rosa del Mandela Forum contro il Bisonte Firenze domenica 27 gennaio.